Gli acidi grassi omega 3 sono grassi sani essenziali, il che significa che il nostro corpo non li produce e che occorre assumerli tramite la dieta. Questi grassi incredibilmente sani sono in grado di regalare importanti benefici al corpo e al cervello. Tuttavia, la maggior parte delle persone che segue una dieta occidentale standard non assume abbastanza grassi omega 3. Questo video vuole essere la tua guida definitiva agli acidi grassi omega 3 e vedremo quali scegliere, quali vantaggi sono in grado di offrirti, quali alimenti ne sono ricchi e se è il caso di assumere degli integratori. Ma prima, benvenuto o bentornato in questo nuovo video del mio canale. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e creatrice di Well Delight e nei miei video ti parlo del mio approccio all'alimentazione chetogenica, paleo, low carb e detox, oltre a tante strategie per tornare in forma. Se ti interessano questi temi, il mio primo consiglio è quello di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Ma cosa sono gli acidi grassi omega 3? Gli acidi grassi omega 3 sono un gruppo di grassi poliinsaturi che devi assumere tramite l'alimentazione. Sono chiamati acidi grassi essenziali perché sono necessari per la salute e il benessere del tuo corpo, ma esso non può produrli come gli altri grassi. Esistono tre tipi principali di grassi omega 3. Ne esistono anche altri, ma i più importanti sono EPA, DHA e ALA. L'EPA è un acido grasso omega 3 che si trova principalmente nel pesce grasso, nei frutti di mare e nell'olio di pesce. Questo acido grasso svolge molte funzioni essenziali. La più importante è quella di formare molecole di segnalazione chiamate eicosanoidi, in grado di ridurre l'infiammazione. È anche stato dimostrato che l'EPA è particolarmente efficace anche in caso di ansia e depressione. Il DHA è un altro acido grasso omega 3 che si trova principalmente nel pesce grasso, nei frutti di mare, negli oli di pesce e nelle alghe. Il suo ruolo principale è quello di essere un componente strutturale nelle membrane cellulari, in particolare nelle cellule nervose del cervello e degli occhi. Esso costituisce circa il 40% dei grassi poliinsaturi del cervello. Il DHA è molto importante durante la gravidanza e l'allattamento, essendo assolutamente cruciale per lo sviluppo del sistema nervoso. Il latte materno può contenere quantità significative di DHA a seconda della sua assunzione da parte della madre. Infine, l'ALA, o acido alfa-linoleico, è l'acido grasso omega 3 più comune nella dieta. Si trova in alcuni alimenti vegetali ad alto contenuto di grassi, soprattutto nei semi di lino, nei semi di chia e nelle noci. Anche se svolge un importante ruolo energetico, l'ALA non ha molte altre funzioni biologiche. Tuttavia è classificato come un acido grasso essenziale. Questo perché il tuo corpo può convertirlo in EPA e DHA, anche se questo processo è altamente inefficiente negli esseri umani. Secondo una stima, solo il 5% di ALA viene convertito in EPA e solo lo 0,5% in DHA. Per questo motivo l'ALA non dovrebbe mai essere usato come unica fonte di omega 3. Ma quali sono i benefici per la salute degli acidi grassi omega 3? Inizio col dire che gli acidi grassi omega 3 sono tra i nutrienti più studiati al mondo e gli studi hanno dimostrato i loro benefici per la salute. Ad esempio, gli integratori di omega 3 possono abbassare significativamente i livelli di trigliceridi nel sangue. L'assunzione di cibi ricchi di omega 3 è stata collegata anche ad un rischio ridotto di cancro al colon, alla prostata e al seno. E ancora, l'assunzione di integratori di acidi grassi omega 3 può aiutare a ridurre il fegato grasso e i sintomi della depressione e dell'ansia. Gli omega 3 poi possono ridurre l'infiammazione e i sintomi di varie malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide. Inoltre sono efficaci nel ridurre il dolore mestruale. Secondo gli studi, poi gli omega 3 possono aiutare a prevenire l'asma nei bambini e nei giovani adulti. Il DHA in particolare, se assunto durante la gravidanza e l'allattamento, può migliorare la capacità cognitiva e la salute degli occhi del bambino. Inoltre, alcuni studi collegano ad una maggiore assunzione di omega 3 un rischio ridotto di demenza e di sviluppare il morbo di Alzheimer. Ma quale dosaggio di omega 3 occorre assumere per ricavarne benefici? Le organizzazioni sanitarie come l'OMS raccomandano per gli adulti un dosaggio minimo quotidiano di 250-500 mg di EPA e DHA di combinati tra loro. Gli esperti raccomandano di mangiare pesce ricco di grassi sani almeno 3 volte alla settimana per garantire un apporto ottimale di omega 3 anche per la prevenzione delle malattie cardiache. Per le donne in gravidanza e in allattamento solitamente si raccomanda di assumere 200 mg di DHA in più, oltre all'apporto consigliato. Se stai cercando di migliorare una specifica condizione di salute, chiedi al tuo medico la giusta raccomandazione sul dosaggio di omega 3.
Tieni presente che l'assunzione di omega 6 può in parte determinare la quantità di omega 3 di cui hai bisogno. Ridurre gli omega 6 può conseguentemente ridurre il tuo fabbisogno di omega 3. Dovresti assumere dunque un integratore di omega 3? Diciamo che il modo migliore per garantire un apporto ottimale di omega 3 è quello di mangiare pesce ricco di grassi sani almeno 3 volte alla settimana. La ricerca ha dimostrato che una dieta ricca di grassi omega 3, come la dieta chetogenica, apporta molti benefici. Ad esempio, può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo cattivo, il rischio di demenze, malattie neurodegenerative e molti altri. Se vuoi saperne di più, da qui puoi scaricare il menu di 7 giorni di esempio di dieta chetogenica. Tuttavia, se non mangi molto pesce grasso o frutti di mare, potresti prendere in considerazione l'assunzione di un integratore. In effetti, durante la maggior parte degli studi sui benefici degli omega 3, sono stati utilizzati proprio gli integratori. I migliori integratori di EPA e DHA sono quelli a base di olio di pesce, krill e alghe. I vegetariani e i vegani possono prendere in considerazione un integratore di DHA a base di alghe. Quanto a sicurezza ed effetti collaterali, considera che, come per la maggior parte delle sostanze nutritive, c'è un limite massimo oltre il quale non si dovrebbe andare. Secondo gli esperti, assumere fino a 2000 mg di EPA e DHA combinati al giorno è sicuro. In dosi più elevate, invece, gli omega 3 hanno effetti di fluidificazione del sangue. Inoltre, l'olio di fegato di merluzzo è anche molto ricco di vitamina A, che può essere dannosa se assunta in dosi eccessive. Quali sono invece gli alimenti ricchi di acidi grassi omega 3? Ottenere grassi omega 3 da cibi naturali non è così difficile, quantomeno se mangi pesce. Gli alimenti che sono più ricchi di omega 3 sono salmone, olio di fegato di merluzzo, sardine, acciughe, semi di lino, semi di chia e frutta a guscio. Anche la carne, le uova e i latticini provenienti da animali nutriti ad erba e allevati al pascolo contengono quantità discrete di omega 3. Inoltre, diversi alimenti vegetali comuni ne sono ricchi, ad esempio la soia, i semi di canapa e, come avevo già detto, la frutta a guscio. Alcune verdure, tra cui gli spinaci e i cavolini di Bruxelles, ne contengono piccole quantità. Prima di salutarti, voglio rispondere a due domande comuni sugli acidi grassi omega 3 e sugli oli di pesce. La prima, che mi viene fatta spesso, è: qual è la migliore forma di omega 3 negli oli di pesce? Diciamo che gli acidi grassi omega 3 contenuti nella maggior parte di questi elementi si trovano sotto forma di estere etilico. Tuttavia, gli omega 3 nelle forme di trigliceridi e di acidi grassi liberi sembrano essere assorbiti meglio. Puoi rivolgerti al farmacista per un consiglio, in ogni caso ti lascio in descrizione il link dell'integratore che utilizzo io. Un'altra domanda che mi viene fatta spesso è se si può cucinare con gli oli ricchi di omega 3. Il mio consiglio è quello di evitare di cucinare con questi oli, come gli oli di semi, perché sono ricchi di grassi poliinsaturi che possono essere facilmente danneggiati dal calore. Per questo stesso motivo dovresti conservarli in un luogo buio e fresco. Concludendo, gli acidi grassi omega 3 sono vitali per la salute. Se non mangi spesso pesce ricco di grassi sani o magari anche frutti di mare, dovresti considerare di assumere un integratore di omega 3. Come promesso, cliccando qui o nel link che trovi in descrizione puoi trovare un menu settimanale di esempio della dieta chetogenica, che quando è ben formulata è naturalmente ricca di omega 3. Si tratta di un menu in PDF ripartito su base settimanale con una lista di alimenti chetogenici che puoi scegliere per effettuare le variazioni che ritieni più opportune, oltre ai vari spuntini. In ogni caso, prima di apportare qualsiasi variazione alla tua alimentazione o al tuo stile di vita, consulta il tuo medico. Io ti ringrazio per avermi ascoltata fino a qui e se questo video ti è piaciuto e pensi ti sia stato utile, fammelo sapere con un like oppure con un commento qui sotto. Ciao e ci vediamo alla prossima!